Lion? Che? Dall'ovunque! Dall'ovunque! No, vabbè, ma entrano comunque! Ma non serve a niente! Sono fortissime! Benvenuti nel quartiere della palla di gelato! Go! Questo è il mostro terribile! No! Ragazzi! Bello, ma si mangia il gelato! No, allora, a quanto pare in questo vicinato dove siamo oggi c'è una palla di gelato che si aggira. Ma è un mostro bruttissimo! Che tra poco vedremo! E noi dobbiamo riuscire a raccattare risorse per sopravvivere a tutte le giornate! Ma ce la faremo, Lion! Per forza che ce la faremo! Inizierei subito, visto che non abbiamo niente. Lion! Adesso dirà qualcosa di utile sicuramente, sì? Non senti un odore particolare? Sì, ho la maglietta un po' sudata. Sì. Credo che la tua somma presenza mi abbia fatto emozionare così tanto da farmi fare la cacca addosso. Ma che schifo! Ma io ti stavo anche ascoltando. Magari che dicevi una cosa utile per la modalità. Ma che... Ma è una cosa utilissima, vuoi Zitto, caga sotto! Che schifo! No, vabbè, ma io lo elimino dal gioco a questo. Ma è... No, ti prego! Raccapricciante... Ah! Una palla! La palla mi gode! Mi pizzica! No, ragazzi, tranquilli... No, ma mi vuole proprio! Ma mi... Mi desidera un casino! Come hai fatto a rapire? Entro in casa. Corri. In casa non mi segui. Lo blocco col mio capo. No, Alex, non ti far possedere, Alex. Una cura qui. L'ho visto, la volevo prendere. Ragazzi, sereni, state sereni, ok? State sereni. Tanto ci ricordiamo la zona dove siamo. No, casomai torniamo tutti qua e andrà tutto bene. Hashtag andrà tutto bene. Mi ricorda qualcosa. Venite. Mamma mia, quanto era brutta, comunque. Anche sì. Un altro, eccolo. Si è staccato la parte delle mie chiappe, ecco. Dobbiamo qua recuperarla. Le mie chiappe d'ordine sono state intaccate. E il figlio di Appelle fece una palla di pelle di pollo. Che schifo. Con le chiappe di Alex. Sono le mie chiappe, esatto, ho capito, vado recuperate. Di là c'è un'altra. Silenzio. Attenzione. Vuoi aggiungere ai preferiti la modalità? No. Il solito? No. Che significa? No, ma non abbiamo preso niente. Non abbiamo niente. Ma che si arrabbiano le palle? Più di così. Non c'è una cura, valla a prendere, corri. Fratello, nel piano sopra c'è un'altra palla. C'è un altro Lion, piglia tutto. C'è un fucile, c'è una cura. Io prendo qualcosa. Cos'è quella luce? Chi l'ha presa la luce? È una luce, sono lì via. No, ma mi rama, perché a me? Perché a tutte le volte? Non ce l'ho più, l'ho usata. Aiuto. Sono sopra la palla. Mi codda. Questa è la famigerata palla di gelato sarda. Aiuto. No, vabbè, mi ha ammazzato. Attenzione, non è un problema, tranquilli. Allora, posso shoppare cose. Questo è molto buono. Posso comprare una torcia migliorata, che secondo me ci vuole, perché qua è buio. Bisogna avercela. È buio. Poi, questo, Lion. Si può respawnare al costo di economico 30 Robux, ragazzi. Quindi ottima performance. E prego, torna. Indovinate. Sì. Indovinate chi non ha la torcia che ha comprato e non vede niente. No, è vero. No, ragazzi, cioè totalmente buio. Pesto. Ma che cazzo? Ah, non è vero, ce l'ho la torcia. Ah, c'è di nuovo la palla della condata. Lion! No, vabbè, però ragazzi, non si può sopravvivere così, eh. Cioè, che ti giuro che è impossibile sopravvivere, fratelli. Io non so come state messi. Ho mangiato tutti! Io adesso sono. Allora, manteniamo la calma, perché si è una situazione. Si può sormontare. Non è vero. Sono morto di nuovo. Lion, ti vedo, vieni qui. Sì, io vedo anche quello da quella parte. Però ho una mazza. Cosa facciamo? Gli diamo con la mazza. Questa volta gli diamo con la mazza. Ah, devi prenderlo, ammazzate. Aia, oddio, gli ho fatto un occhio nero. Bellissimo, continua. Hai visto? Lion, c'è una cosa che ho scoperto fenomenale. Hai mai trovato un martello? Sì. Se lo usi, puoi mettere le barricate alle finestre e loro non entrano. Possiamo liberarci tutti. C'è un altro. Sento Lion. Hai poca vita, Lion. Mi vado alle spalle.
Ah. Vai, vai, vai! Ce n'è più di una! Ce n'è più di sono morti! No, ragazzi, ma non si può shoppare un fucile! Tranquilla, tranquilla, ritorno. Io qua spendo tutti i Robux che ho nella mia banca dei Robux, non me ne frega nulla. Spenderò anche io, Lion, in solidarietà con te! Sì, sì, e comunque, creiamo quando respawni, se tu spendi per respawnare, riparti con tutte le cose. Anna mi ha trovato e sta barricando la casa dove sono io, brava! Ci penso io a proteggerti! Allora, siamo una casa gialla e penso che ci siamo tutti, tutti, non ti preoccupare, siamo fratello! Tutti, Lion! Non aspettarti! Barrica le finestre, Lion! Anna, ma quante assi di legno hai? E non ne ho la più pallida idea, io le posso, se vuoi te lo do, tiè! No, 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 ho capito! Lion, ce ne sono alcuni qua davanti, oltre la strada! Anna, Anna, via, Anna! Vai, vai, fai! Fai, 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 mezzo alle balle sei, Non avevo notato che Fai, 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 questo dai, fai, 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 mi hai fatto male! Mi hai fatto male! Mi hai fatto male! Ma male, mai fatto! Perché cercavo di darti... Fai, fai, stregato, via immediatamente, sparisci! Sei fuori dalla modalità! Anna! Dimmi! Mi hai fatto male! Ho fatto male! Mi dispiace! No, 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 non te ne frega nulla, sei un infame! Ma scusami, Fai, fai, fai! No. Cioè, tu mi ti metti da va. Io stavo salvando le chiappe a tutti noi. Stregato, vieni immediatamente subito qua. Focati su di lui. Ti chiedo scusa per Vai da quella palla lì. Anzi, ce n'è pure due, no, vai. Lion, quella casa è piena, Lion è piena. Non è che le palle. Ma tu hai dato il permesso di difendersi? Sì, sì, puoi, puoi ucciderle, Vai. Ma sono cinque. Vai, sono vai, vai, stre, vai, sei duro. Il sole. Non portarle da noi, Vai, vi, vai via. Bravo. Brava, brava, non venire di qua, non venire di qua. Guarda com'è forte, stregato, vai che le spatti tutte. Ti sto distruggendo. Bravo. Sono in totale panico. Bravo, bravo, gestisci le palle, sei bravo nel farlo. Non vi muovete, sto venendo da me. Venite, noi intanto ce ne entriamo in casa. No, rientriamoci in casa e chiudiamo tutto, fissa anche la porta. Ma perché sono rimasto da solo? Porca zozza. Lion, sono stanchio di drama. No, perché sei solo anche tu, Anna, cosa hai perché fatto? Perché mi hanno sgomballato le palline. Casa nostra è stata tutta distrutta. No, le palle. Le palle sfondano le tegole. Davvero, quindi non serviva niente. Sto sicuro. Stregato, e tu non hai difeso la casa? No, io sono morto prima di farlo. La testa di inutile, come ma quando mai il resto si... Diciamo che chi è che si aspettava che Stregato fosse utile? No, nessuno. Assolutamente no. Tu qualcuno ti aspettavi? Qualcuno ha detto io. No, qualcuno l'ha detto, non io. Non eri tu, era un'altra persona. No, no, era Anna. No, non penso che fosse Anna. Anna è molto disillusa sul tuo conto. Si fa per me. Ragazzi, però, comunque, secondo me, io adesso me la sento che ce la possiamo fare. Perché io ho imparato come gestirle queste palle di palle. Basta dare la swingata un po' prima che loro arrivano. Mi stai dicendo che riesci a sconfiggere? Madonna, gli faccio la faccia nera. Gli Ma faccio. Pure è arrivato il giorno! Ottimo, ragazzi, vedete? Io ho due piedi di porco. Quando incontro qualcuno di voi glielo do, facciamo la gang dei piedi di maiale. Ecco di Lion, se vuoi puoi darlo a me. E vieni anche in questa casa. Però non ti ho visto, sto arrivando anche tieni, io. Tieni, Alex, prendi piedi di porco. Oh, grazie. Vai, vai, pigliamo piedi porcati in faccia. Vieni qua, a palla. A palla. Amore. Io la finisco io. Vai, dallele. È sparita, ma è morta, tranquilli. Ha avuto paura. Secondo me, uno di voi aveva detto che c'era anche un fucile per sparare alle palle. Ragazzi, mi ricordo. E l'ho visto io una volta, era una pistola, un revolver. Quello ci serve, dobbiamo andarlo a cercare. Dov'è quel piccolo gremlin puzzolente? Sto arrivando, Lion, sono dietro di te. Come facevi a sapere che stavo parlando di te? Ti stiamo seguendo tutti. Perché ormai ho capito che sono io il piccolo gremlin. Puzzolente. Puzzolente, puzzolente, ricordi? Puzzolente, è vero, puzzolente. Puzzolente, puzzolente. Ah! Vai, Alex! Lion, prendi la botte! Bravi, Anna! Dov'è? Esplani! Ragazzi, non c'è Anna! Bisogna trovare Anna! Li ho trovati! Ho superato la foresta! Un sacco di palle, finalmente! Da quella parte, Lion, guardala! È laggiù che sta correndo! Ho una mazza! E prendi questo per curarti! Ti ho sottovalutato forse in passato. Oh, sì! In realtà non sei una feccia! Non sei! Sì! Sei feccia poco, capito? Sei una feccia teccia. Ragazzi, chi è armato? Via su quella palla! Avanza! A
addosso. Adesso invertiamo le cose. Oh, ragazzi, però io mi permetto di rimbalzarvi una sfida, ragazzi. Se mettete tanti pollici in su a questo video, faremo un altro video dove io faccio la palla cattiva, visto che si può shoppare, contro tutti loro che si barricheranno. Ma però non avrei pietà. Fatemi sapere con un pollice in su se vi interesserebbe vedere questa modalità alla Ioneusica con le palle. Jeff, te Jeff, però dobbiamo trovare la pistola, ragazzi, altrimenti non possiamo godere fino all'ultimo di questa bella modalità. Senza la pistola cosa siamo? Un'altra palla, ragazzi, via via via. Vediamo. Bellissima. Allora, non ha tanti proiettili, però. Purtroppo. Ma non ci sono i proiettili, però, possiamo trovarli. Che pistolone mai questo? Ma dici che questo distrugge le palle? Ha voglia, questo le fa. No, guarda, serve per sparare i fiori. No, fratello, ti lascio delle palle. Non andiamo a sinistra, ci sono tipo 8 palle lì dentro. Troppe palle. Andiamo in questa casa, meno palle qui dentro. No, quella è piena di palle, Lion. Le sfrangiamo tutte quante. Palle! Palle! Mamma mia! Topine di questo, fame! Palle! Palle! Sì! Palle piene di porco! Giù! Un drink. Energy. Quello ti farà correre più veloce, forse. Chi è stato accendendo? Scusami! Perché lo avete insultato tutti? Così non si sente lui che cosa dice. Scusate, un po' di educazione. Fe, hai acceso la luce. Ma come mi sono permesso? Sono stato un completo idiota ad accendere la luce. Vai dentro quella casa. Va bene, posso affrontare quella palla. Non è più di una, Sì, è solo una. È solo una. Vai dentro. Lion le sta tirando tutte. Resta lì, Vai. Non vai. Portarle a noi. Tranquillo che vivrà. O se Strano. Se la prendono con lui, non se la prendono con noi. Almeno ha perso la lanterna. Venite, andiamo a vedere cosa c'è sopra la torre, là sopra. Ah, però prima c'è una palla. Stregatto, vai dentro. Ma ti mangio da brutta infame, fatti sotto. Lion, sono due. Addosso le palle. Le mangiamo le palle. Dai, le mangiamo. Ma scusate, ma quello a che serve? Perché io ho provato, non fa nulla. Il rilevatore di palle. Posso provarlo io e capirlo? Tu a capire non sei proprio bravo, però se ci vuoi provare. Ah, serve vedere gli altri giocatori. Ah, solo questo. Dallo ad Anna. È inutilità. Grazie. Sai perché ti ho detto di darlo ad Anna, Alex? Perché io sono più utile col piede di porco? No, perché se Anna non c'è, mi manca. Se tu non ci sei, si fa festa. Si fa festa. Che fa festa con tutti i vicini tranne me. Venite, ragazzi, ci dobbiamo barricare. Andiamo in questa casa, secondo me è ottima. Ottima idea, Lion. Loro non sapranno scalare questa scala pericolosa. Probabilmente che geniale. Anche Stregato non sa scalarla, attenzione, perché però non è un problema, perché sono salito in braccio a te. C'è una palla. Una palla? Entrata! Ma che fa questa palla? Penetra nelle nostre case? Ruba i nostri figli questa palla? Non lo può fare. Come un unna. Non sei stata invitata. Aspetta un attimo che provo a barricare un pelo. Grande, ecco. Lion, fortuna tu. Aspetta. Una barricata per finestra mettiamo, perché così risparmiamo, Ma quelle le sfondano. No, che sfondano? Gli sfondiamo noi le facce alle palle. Anzi, gli sfondiamo le palle. Le barricate marca Lion sono resistentissime. A voglia. E poi vediamo che ne arrivano troppe e scappiamo, Okay. E lasciamo dietro Alex, che ci piegano un po' a mangiarlo. Ecco, Stre. No, perché ha tutta la carticinica, guarda. Ma che l'ho stato? Stregato. Dai, la cattiveria, no. Amica. Lasceretemi dietro. Stregato, troppo gentile sei stato. Cioè, cosa? Dovevi dire che Streca che ad Alex non lo mangerei. Ma scherzi? Ma scherzi? Ma quante? Fuggite, per carità di Dio. Ma quanti sono? Andate a farti mangiare. Porca zozza. Io con la vostra vita. Fratelli, mi hanno sugato. Però abbiamo ammazzato 9 palle. Mamma mia, tantissime. Siamo stati fortissimi. Guarda che 9 palle ammazzate. È tanta roba, Che squadra. Allora, riviviamoci. Però occhio adesso, perché di palle in giro durante la notte. Eppure è buio, Lion. Ma a voi sembra gelato, effettivamente, perché mi
mica tanto, un po', sembrano un po' appiccicose, eh. Vero. Magari il gelato è andato male. È solido però, è per quello gli è cresciuta la faccia. È gelato geneticamente. Oh, ma quante ne stanno entrando? Lion è pieno. Lion si narra che c'è una palla enorme che gira, capo di tutte le palle. Davvero? È la palla più grossa, sì. E se ammazziamo quella salviamo il mondo? Non lo so, però è tanto grosso Lion. Io ho paura se arriva qua. Sei in me. Ah, che lurido, le mie chiappe enormi. Sempre in mezzo. Sei di nuovo in mezzo. Ma mamma mia, ma sono veramente enorme, cavolo. Dovunque vai sei in mezzo. Mamma mia, mi diceva anche mia madre. Ecco perché mi ha buttato fuori. Per far spazio a tutti gli uomini ha buttato sì. fuori. Miriadi di uomini. Dov'è Anna? È il rilevatore. Non lo so. Anna, lo perdo quando muoio. Ma perdo. Te devi rivivere, così non perdi nulla. Ma io sono povera. Ma come, 30 Robux costa? Povera. Non c'è l'idea. Tirchia. Tirchia povera. Sei, Anna. Un po' tirchia. Anna è un T-Rex con le braccine cortissime. Anna. Incredibile, non vuole spendere neanche un euro, Anna. Non so. Ma sei una lurida, come fai? Ho un'informazione per te. Hai trovato la palla grande. Non lo so, perché ho visto una casa che era completamente rotta, tutta la casa. Ti è passata la palla grande, Lion, mi sicuro. Sa anche a me. Dobbiamo andarla a sconfiggere, fratello! Dobbiamo saccagnarla! E come facciamo? È enorme la zona, Se Anna ci riuscisse a portare dov'era questa casa grande con la palla enorme, magari. No, io non ho visto la palla, ho visto solo la casa sfondata. Alex, tu lo sai, vai. Proviamo ad andare di qua, Lion, verso la città. Troveremo la casa distrutta. E la palla, Anna. E la palla, la palla di Anna. E saremo pronti a sfasciarla! La boccia Anna, la chiameremo. Sei la prima che l'ha vista, Anna. La boccia Anna. Ma io non ho vista la palla. Vabbè, hai visto le prove della sua esistenza, Anna. Se fosse il Bigfoot le persone ti crederebbero. Basta così. È vero, hai ragione. Come per esempio, cioè, io vedo la torre di prima. La mamma di Fe che dice che ha visto l'uomo di Neanderthal. Ma in realtà è soltanto tutte le notti un suo amante peloso. E viene da un posto dove si hanno molti peli. Capito? Tipo la Scandinavia che... ci vuole il pelo per difendersi dal freddo, no? E quindi... Ok! Che storia è questa? Mi vedo! Pieno di amanti, la casa di Fe, tutte quante le amanti. Basta! Non lo sapevo, Lion, però! Lion è pieno! Aia! Ti stanno palizzando! Ti do una mano, Lion! Lo stesso, vieni anche col padre... Uno, Sì! Anche così sei gentile, grazie, l'ho apprezzato molto. Certo, bisogna sempre essere gentili! Allora, di là ci sono delle case, effettivamente, E di là c'è una grossa casa. Proviamo ad andare da questa parte. Magari la palla è in giro anche durante il giorno, Difficile però, Vedi quell'edificio grosso, magari è lì. Ragazzi, attenzione, c'è un miserabile lì. Ma come un miserabile, fratello? Non t'avvicinare. Sono andato lungo e largo per trovarti. Non t'avvicinare che puzzi. Voglio rubarci le risorse. Lui è un benestante. Avete qualcosa di buono? No. Che poi attira la palla lui. Perché le palle vogliono uccidere i deboli. Ma dai, non è dentro. Questo è un ospedale abbandonato pieno di palle. Guarda come si annidano. No. Si mettono dietro gli angoli queste palle. Che luride palle. Magari è qui che è nascosta la grande palla. Disse la mamma di Fe quando incontrò il nuovo amante. Anna? Io? Può essere però, sta palla. Ma sta palla enorme, mi sa che esce solo di notte. Di notte col cavolo la troviamo. Ma non è che se l'ha inventato Alex. No, secondo in realtà me parlava di se stesso. No, c'è davvero. Però la vedo molto grigia per trovarla se esce durante la notte. Non voglio aspettare la notte, è buio, ho paura. Ma che lei l'avrà vista di notte? Signore! Qui? Sì. È un fienile, mi sembra questo. Cosa c'è scritto? Magazzino c'è scritto. Magari è qui che magazzinano le palle. Magari c'è la palla enorme. La madre di tutte le palle. Dobbiamo trovarla. Anche nota come mamma di Fe. O di Alex anche, mamma di Alex. No, è pratica. Vero. Sto magazzino mi sa che è finto però. Ma dov'è l'ingresso? Non c'è un'entrata.
Secondo me truffato! Abbiamo girato in lungo e largo, ragazzi. Abbiamo affrontato molte palle. Siamo sopravvissuti 3 giorni nel reame delle palle di gelato mutanti. Però purtroppo la mega palla enorme non l'abbiamo trovata. La dobbiamo trovare, tu non hai capito? La dobbiamo trovare. Io voglio fare l'ultimo combattimento. Va bene, possiamo aspettare la notte. Io ho visto quella casa sfasciata. Io l'ho vista. Vogliamo sconfiggere la palla gigante. Magari se l'aspettiamo in mezzo alla strada arriva da noi, no? Cioè, se non ci nascondiamo. Lion. Che stupido idiota. Cagliori, devo buttare insieme alla palla gigante! Alex. No, no, no. Io un idiota, stupido! Non sei ingombrante. Un idiota, sei un di demente, non lo so. Alex. Ma che vuoi tu solo? Alex. Sono uno stupido! Alex. Lion, non mi devi mettere un portale ai tuoi avventori. Ok, va bene, aspettavo solo questo permesso. Ok, va bene. Lion, non puoi deciso farlo. Ragazzi, Alex Lion, non ci sarà più nei video. Allora, salutatelo un'ultima volta nei commenti, vedete, ciao Alex. Lo mandiamo in Nicaragua a piantare gli alberi, va bene? Fai un servizio per l'umanità. Basta essere abusivo. Non ci mancherai. Sei abusivo qua nei WGF da una vita. Basta essere abusivo, va bene? Basta, non è possibile. Ti prego, accoglimi di nuovo. Troppo. Ma la notte, mo che aspettiamo la notte, non arriva mai. Infatti, è strano. Cioè, prima tutto tempo notte. Adesso non è mai notte? Com'è possibile? È perché la palla gigante ha paura di noi. Sta facendo un'eclissi la palla gigante. Contro la luna, però, invece che contro il sole. L'ho trovato! È arrivato! Lo dicevi proprio, sta arrivando la luna! Vogliamo vedere ancora questa notte, ragazzi? Vogliamo provare se arriva la palla? Sì, proviamoci, teniamoci pronti! Attenta, Anna! Ce la posso, io ce la posso fare! Bravissima! Aspetta che ricarico il fucile mio. Sono gli ultimi 3 proiettili che mi sono rimasti, però, ragazzi. E sono pochi, però, contro la palla gigante basteranno? Probabilmente no. Ma probabilmente neanche la vedremo, la palla gigante, ve lo dico io, ragazzi, perché... La vedo male, ogni volta sta palla gigante. Ma ti aiuto a barricare? Sì, sì, sembra una specie di mito questa palla gigante. Esiste, ma non si vede, non la vede nessuno. Ecco. Io barrico di sotto. Ok. Dureranno queste barricate? Assolutamente no, ma speriamo di sì. Possiamo metterne di più, Tipo anche... Barrica tutte cose. Così. Ma senti, barrichiamo solo sopra. Così magari resistiamo, no? Cioè, barrichiamo le scale e barrichiamo solo sopra. Ottima idea, Lion! Che genio che visto, sei, grazie, Lion! Ma siete troppo gentili, però, siete dei lecchini quando fate così. Fortuna che ci sei tu con noi! Dai, eccolo. Noi siamo invidiosi del tuo cervello! Aspetta. Vedi, si può barricare la scala, E perché non riesco la scala? A mettere solo così? Va bene! Oh, Lion! Che? Sono ovunque! No, vabbè, ma entrano comunque! Ma non serve a niente! Sono fortissime, Lion! Non serve a niente, barricata! Che facciamo? Non ammallate! Vai, vai, vai! Tenete dura! Vai, 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 spaccamole! Oh, la pallona! Eccola! La pallona! C'era davvero allora! Siamo morti, però l'abbiamo vista, ragazzi. Esisteva davvero la mega pallona della Madonna, enorme, gigante, fotonica. Va bene, per oggi ci fermiamo, però basta. Abbiamo giocato abbastanza, siamo sopravvissuti fin troppo. Quindi, per oggi, Lion out! Go!